Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio. In questo nuovo video volevo un attimino andare a fare una piccola analisi, un giudizio su quello che è stato questi primi 2 mesi dal mio rientro in Italia. Come sapete sono stato 7 anni in Irlanda, sono rientrato da pochissimo, dal 23 febbraio, e volevo un attimino andare a fare una piccola valutazione di questi 2 mesi. Sia delle cose positive che delle cose negative che ho trovato al mio rientro. Ovviamente 7 anni non è un periodo proprio breve, e è un bel po', anche se non sembra. E tra l'altro il tempo è passato molto velocemente lì, non me ne sono reso conto, e tantissime cose sono cambiate in meglio e in peggio, e altre sono rimaste praticamente uguali. Per cui volevo un attimino andare a parlare con voi di questa cosa, dare le mie impressioni, farvi fare un po' i fatti miei. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che mi potete seguire su questo canale ogni martedì e ogni venerdì con un video nuovo. Poi ogni giovedì spero di riniziare con le live. Ogni lunedì con un articolo nuovo sul blog www.risparmioinvesto.com e su Instagram io_risparmio. E ovviamente se siete nuovi sul canale, iscrivetevi, cliccate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo e lasciate un bel pollice in su, che lo fate capire sia a YouTube che a me che questi contenuti sono di vostro gradimento. Allora, questo rientro è stato un trauma? Sì, un po' sì. Sia in positivo che in negativo. Ho trovato cose che sono state sia positive che negative, e per cui volevo un attimo a schematizzare queste mie impressioni e cercare anche di far capire che nessun paese è perfetto, ma ogni paese, ogni nazione ha i suoi pro e i suoi contro, e poi ognuno deve valutare in base a questi pro e a questi contro qual è il paese che fa più per lui. Ovviamente ormai sono qui, ho 43 anni e non credo assolutamente di muovermi più perché avevo il bimbo di 1 anno e mezzo. Già è difficile corrigli dietro, figuriamoci adesso fare un altro trasloco internazionale. Allora, prima di tutto, parliamo delle cose positive che ho trovato in Italia dopo 7 anni passati all'estero, perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Prima di tutto, la cosa che mi ha più colpito è stata l'introduzione dello SPID, l'identità digitale, che effettivamente è un qualcosa che per gli irlandesi è molto probabilmente anni luce di distanza da quello che effettivamente è il concetto di contatto con l'utilità, con la pubblica utilità, con gli uffici pubblici, con la burocrazia di per sé, perché di per sé appunto è una cosa che semplifica tantissimo il cittadino nel fare alcune cose e lo velocizza. Da un unico portale, praticamente, da un'unica application, da un'unica app, la possibilità di accedere a tutti gli uffici pubblici, che non sono tutti tutti, ma sicuramente lo diventeranno nel lungo termine. E per cui è qualcosa che mi ha stupito molto, perché quando sono partito, io personalmente avevo ancora la carta d'identità cartacea, avevo la patente cartacea, vabbè, ma io sono vecchio, per cui figuriamoci. E comunque, la burocrazia era ancora molto molto legata a fare le cose di persona, e molto probabilmente anche la pandemia ha un po' velocizzato questo processo di cambiamento, perché il fatto di non poter andare più costantemente in contatto di persona negli uffici pubblici ha fatto un po' migliorare e velocizzare questo processo. Poi non so quando sia effettivamente iniziato a essere implementato così velocemente, perché ovviamente, come ho detto, manco da 7 anni, però è stata una novità molto interessante che mi ha colpito profondamente e mi ha fatto notare quanto arretrata sia l'Irlanda da questo punto di vista, che però ovviamente sotto altri aspetti di pubblica amministrazione secondo me è più avanti rispetto all'Italia. Però questo è un passo molto, molto importante, e legato a questo il secondo aspetto è quello dell'evoluzione verso la digitalizzazione, dove ovviamente tutto o quasi si può fare praticamente online. Io ho fatto alcune domande all'ufficio delle entrate, all'agenzia delle entrate, così come al comune del paese in cui mi sono trasferito, praticamente tutto via email. E quando prima, ovviamente, se non ti recavi in un ufficio pubblico, firmare di persona e fare tutte le tue belle trafile, non riuscivi a farlo. E questo ha portato anche alla creazione appunto di portali dedicati per la compilazione di alcuni moduli. Ad esempio, ho dovuto fare la richiesta della
carta d'identità elettronica, della tessera sanitaria, del codice fiscale che non era scaduto, perché quando si va all'estero e ti iscrivi all'AIRE, la tua tessera sanitaria decade, perché poi vai a gravare diciamo, sulla sanità del paese in cui vai a vivere e quindi non hai più diritto al tuo medico di base in Italia e non hai più diritto all'assistenza gratuita. A meno che, ovviamente, come cittadino italiano, sei in Italia e hai un'emergenza, non so, ti fai male, fai un incidente, vai in ospedale, ovviamente quello è gratuito. Però se tu vieni in Italia, teoricamente prenoti una visita in ospedale quando sei residente e registrato AIRE, che è l'anagrafe italiana residente all'estero, non so, vuoi fare una visita oculistica in ospedale, teoricamente la paghi, così come paghi il medico di base se hai bisogno di un consulto. E questa digitalizzazione invece ha portato appunto alla possibilità di richiedere determinati documenti totalmente da seduto da casa, dalla mia scrivania. Io ho fatto la richiesta appunto del cambio di residenza, del rimpatrio, ho fatto la richiesta della carta d'identità, del codice fiscale, tutto da casa, senza muovermi. 7 anni fa dovevi andare per forza in comune. Un'altra cosa che ho trovato di positivo è che ho apprezzato tantissimo è la meraviglia dei piccoli paesi in Italia. Io ovviamente non mi trovo in una grossa città, mi trovo in un paese che sta a circa 10 minuti da Parma e ho riscoperto il fatto del piccolo paesino dove tutti si conoscono, dove tutti sono, diciamo, molto gentili, non c'è la dispersione delle grandi città. La stessa cosa che avevo in Irlanda. Io abitavo in un paese di 2.000 abitanti, in Irlanda qui un po' più grande, siamo quasi 10.000. Però di per sé questa dimensione mi piace tantissimo perché hai la città molto vicina, 10 minuti d'auto, per cui se hai da fare qualcosa di molto importante lo puoi fare, mentre nel tuo paesino hai il tuo rapporto molto diciamo intimo e personale con i vicini, hai il tuo rapporto molto intimo e personale con i negozianti, anche se purtroppo questa pandemia non ci permette di avere tantissimi contatti personali, però comunque si denota anche a tatto tutto quello che, oppure o comunque c'è la percezione di quella intimità, di quella, diciamo, quel senso di appartenenza alla comunità che nei piccoli borghi c'è e in molti altri posti del mondo molto probabilmente non riesci a trovare. Un ultimo punto positivo che devo ribadire è il riapprezzare la buona cucina. Cosa intendo dire? Non è che intendo dire che in Irlanda si mangia male, in Italia si mangia bene. Però c'è una concezione dell'asticella, della qualità del cibo che è un po' diversa. Noi andavamo a comprare molto spesso, non so, dei ravioli, dei tortelli o degli gnocchi, diciamo nei negozi di alimentari, e cercavamo sempre quello che costava di più perché, insomma, volevamo puntare alla qualità. Secondo me risparmiare sul cibo non ha senso. E allora andavamo un attimino a prendere quello che era secondo me la qualità maggiore e ci sembrava tutto buonissimo. Rientrati in Italia, abbiamo cominciato a ricomprare le stesse cose, magari sempre puntando leggermente qualcosa di più caro, di qualità maggiore, ma abbiamo scoperto che la percezione del gusto che avevamo avuto era semplicemente un'abitudine a una qualità minore. Per fare un esempio, compravamo spesso appunto questi ravioli di marca. Di una grossa catena che si chiama Marks & Spencer e di un'altra che si chiama Dunnes, che sono dei supermercati che hanno dei costi un po' più alti, e questi ravioli per noi erano molto buoni rispetto a quello che si trovava in Irlanda. Qualche giorno fa abbiamo comprato appunto dei ravioli qui e il sapore della pasta, per cui della sfoglia, era talmente buono che ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti, noi stavamo mangiando della plastica in Irlanda senza accorgersene perché avevamo abbassato la nostra asticella sulla qualità. Per cui il riapprezzare alcuni sapori originali è stata una cosa molto positiva che abbiamo apprezzato del nostro rientro in Italia. Bene, passiamo invece alle cose negative di questo nostro rientro, perché di disavventure e cose negative ce ne sono tanti. Allora, come dicevo prima, la burocrazia è stata digitalizzata, lo speed ha ridotto tante cose, ma comunque di burocrazia purtroppo ancora ce n'è tantissima, di carte, di documenti.
cose da presentare per fare qualsiasi cosa, ce n'è ancora purtroppo, secondo me, tantissima. In Irlanda bastavano veramente quattro documenti in croce, bastava un documento di identità e un form firmato ed eri a posto. Poi era, diciamo, colpa tua se avevi dichiarato il falso, avevi dichiarato male quello che dovevi, diciamo, andare a scrivere o appunto a dichiarare. Qui invece, per fare un conto bancario ti chiedono carta d'identità, codice fiscale, bolletta del telefono, non so, una firma di Elon Musk, insomma c'è troppa roba, troppe carte da presentare. Ancora, secondo me, c'è diciamo, una finestra che si può ancora chiudere e si può andare ancora a migliorare questa cosa, perché ce n'è veramente troppa e si perde tantissimo tempo per cose che potrebbero essere fatte in maniera molto più veloce. Un'altra disavventura che ho avuto è quella appunto della richiesta del codice fiscale, perché essendo rimpatriati abbiamo fatto delle domande una dietro l'altra, però questa burocrazia di cui parlavo prima è un po' troppo confusionaria. Bisogna fare le cose in un certo ordine, non basta farle a uffici diversi, per cui noi avevamo fatto la richiesta di rimpatrio e subito dopo quella del codice fiscale, per cui della tessera sanitaria. La richiesta di rimpatrio è stata fatta lo stesso giorno della richiesta del codice fiscale e questo ha creato dei problemi, ha creato dei ritardi nell'invio del codice fiscale e praticamente ci siamo trovati per 1 mese e 10 giorni a combattere tutti i giorni per fare nuove richieste su nuove richieste, perché questa tessera sanitaria non arrivava, non perché erano lenti, anche se purtroppo a causa della pandemia c'era un po' di lentezza, ma perché non risultava qualcosa nel passaggio fra i due uffici che dava dei problemi. La digitalizzazione velocizza le cose, ma se manca un punto, una virgola, qualche building, qualche schemino, qualche cosa, tutto decade, per cui ci vuole anche un pochettino di pazienza e noi ne abbiamo dovute avere tante in questo periodo. Un'altra cosa che ho continuato a trovare negativo sono i costi di alcune cose. Ad esempio, adesso ho comprato una seconda auto perché io e mia moglie lavoriamo in due posti diversi, avevamo bisogno di una seconda auto e per cui stiamo facendo il passaggio di proprietà. Ho fatto il passaggio di proprietà quando ho comprato l'auto. Il passaggio di proprietà in Irlanda è gratuito, non si paga. Qui sull'auto che ho comprato, un Pandino, ho speso 400 e qualcosa euro, 400 e rotti, che è un obbrobrio perché semplicemente, diciamo, il passaggio di proprietà in Irlanda era un foglio, che sarebbe il certificato di proprietà in cui io dichiaro che sto vendendo, l'altro dichiara che sta comprando, poi lui con quel foglio lo invia alla motorizzazione via posta, alla motorizzazione, diciamo, irlandese, e la macchina diventa sua, punto. In Italia ho dovuto fare tutto in agenzia, pagare l'agenzia, pagare diciamo questa tassa, e secondo me ci sono ancora troppe tasse che sono più un retaggio di un fottere il cittadino piuttosto che effettivamente un'utilità. Un'altra cosa che mi sta facendo impazzire è il rimpatrio dell'auto. Io sono tornato con un'auto irlandese, targata irlandese, teoricamente dovrebbe essere un processo molto veloce. La legge dice che ci vogliono 15 giorni per il rimpatrio dell'auto e io praticamente sono già 2 mesi passati e ancora quest'auto non ha cambiato le targhe perché gli uffici si rimbalzano le responsabilità, gli uffici si rimbalzano il fatto che un qualcosa non sia in regola e l'altro invece dice che lo è. E ho trovato un'agenzia che mi sta facendo questo lavoro, l'avrei potuto fare anche da solo, spendere molto meno, ma vedendo quello come si sta evolvendo la situazione, meno male che pago qualcosa in più perché altrimenti sarei già impazzito. Fra bambino, lavoro full time, YouTube e tutto quello che ne consegue, sarei già mo morto ammazzato, diciamo, sarei già a terra stremato. Però, appunto, questa è stata una problematica che tra l'altro ancora non ho risolto. Sto registrando il 18 di aprile e secondo me prima di maggio io questa cosa sicuramente non la risolvo. Ho cominciato la pratica inizio marzo. È una cosa assurda, speriamo che si risolva più presto, perché insomma è lunga e la macchina mi serve per andare a lavorare, anzi serve a mia moglie, e senza la nuova targa, teoricamente dopo 60 giorni la macchina straniera non può circolare. Per cui siamo qui con le dita incrociate, speriamo che questa situazione si risolva più presto. D'altronde, come dicevo all'inizio,
Niente è perfetto, nessun paese è perfetto, ognuno cerca di prendere il meglio e il peggio, ponderare e vedere cosa gli conviene. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, noi siamo entrati appunto perché un po' la pandemia ha cambiato le nostre priorità e abbiamo, diciamo, cercato di capire quali fossero le cose importanti nella nostra vita. Ovviamente, dopo anni all'estero, abbiamo dato priorità alla famiglia, al fatto che il bambino avesse la possibilità di vedere i nonni, di crescere in un ambiente che sia più simile al nostro retaggio culturale e per cui siamo rientrati. Ovviamente abbiamo avuto delle problematiche, anche diciamo, dal punto di vista del mondo del lavoro ci sono state delle differenze sostanziali, anche qui c'è molta più burocrazia, molta più carta da produrre. Di ambienti di lavoro non possiamo parlare perché io lavoro solo dal 1º marzo, mia moglie ha cominciato dal 1º aprile, per cui sarebbe anche stupido fare delle valutazioni. Però dal punto di vista burocratico, questa differenza ancora c'è troppa carta. In Irlanda, una volta che firmi il contratto, è già tutto fatto. Come si dice, non devi fare nessun'altra domanda, per le detrazioni fiscali o per altro. Tutto online, vai lì, è velocissimo. Però si sta evolvendo anche in Italia la cosa, per cui penso che nei prossimi 3 o 4 anni tutti questi svantaggi che ho appena citato, secondo me, saranno riassorbiti e ci ritroveremo in un paese migliore rispetto a quello che era oggi. E questo lo dico perché io dopo 7 anni, venendo da una situazione estera, ho notato una forte differenza. Magari chi ci abita non la nota, però i cambiamenti avvengono, sono a volte sostanziali, ma sono impercettibili per chi vive in quella nazione. Per cui non sputate mai nel piatto in cui mangiate, perché potrebbe essere un piatto migliore di quello che avete mangiato ieri. Oggi sono filosofico. Bene, ragazzi, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, di avervi fatto fare un po' di fatti miei. E niente, se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche, così non ti perdi nessun video successivo. Se il video ti è piaciuto, pollice in su. E anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!